Siamo. Ok, questa è la sesta puntata del Caffè Matematico, sempre ospitata qua in Frida, e anzi, poi vi svelerò qualche spoiler alert perché probabilmente cominceremo a fare molti altri webinar, ma più avanti. Per quanto riguarda invece, classici annunci, per quanto riguarda invece questa puntata sarà registrata, sarà poi caricata in un tempo infinitamente lungo perché ormai non ci spero neanche più di averlo. Ed è molto bello poter avere qua Nicoletta e Marta per un'altra serata. Benvenute! Buonasera, eccoci qui. Buonasera a tutti, buonasera. Come dicevo prima a voi, sono contento di essere qua perché è uno dei piccoli, delle piccole evasioni che posso avere dalla mia quarantena per la tesi, perciò sono contento di essere qua a fare qualcosa di diverso per un po', invece che scrivere, scrivere, scrivere e vedere solo il mio laptop davanti. Direi che una cosa che dobbiamo ricordare è per questa sera, per chi ancora non si è munito dei materiali necessari, sarebbero necessari un foglio di carta a quadretti da 1 cm, fogli colorati e pennarelli, se non sbaglio, giusto? Sì, pennarelli, pastelli, qualcosa con Qualcosa cui per colorare. colorare. Ok, Anche una perfetto. forbice eventualmente, però Sì. si può anche strappare, non è Ok. necessario. Perciò, se ancora non ce l'avete, correte a munirvi in cucina Del dispensa dove vi materiale. tenete o alla vostra scrivania. Per il resto, direi che lascio la parola a voi, poi io lancerò qualche pool, qualche domanda da dietro le quinte. So che avete un sacco di cose da fare, se c'è qualcosa che devo fare, lanciatemi segnali di fumo, che sono qui. Per il resto, a voi la parola. Certo. Allora, buonasera ancora a tutti voi. Vedo che c'è ancora qualcuno che si sta collegando in questo momento e è interessante questa cosa perché ad ogni puntata, le persone si iscrivono senza sapere di che cosa parleremo. E in particolare per questa puntata, l'argomento non è stato svelato e quindi ve lo sveleremo in questo momento. Parleremo di polinini, di questo oggetto. Che ci dà la possibilità di piegare un quadrato, un oggetto molto particolare. Però prima di entrare proprio nella questione, c'è una cosa di cui voglio parlarvi e in qualche modo condividerla con voi. Ogni qualvolta io, Marta e Simon organizziamo le nostre puntate del Caffè Matematico, in realtà abbiamo sempre questo momento di confronto, prima con Marta per decidere l'argomento, e in quel momento pensate che tutte le attività che noi vi proponiamo non sono proprietà di Nicoletta o di Marta. Nel momento stesso in cui noi le condividiamo con voi, diventano di tutti. Così come le attività che noi proponiamo in classe non sono soltanto di Nicoletta perché Nicoletta le ha pensate, ma perché Nicoletta magari si è documentata così come ha fatto Marta. E poi magari ci confrontiamo con Simon che ci dice forse qui è necessaria un'immagine perché così possiamo rendere più efficace la comunicazione. Questo a che cosa serve? Perché sto dicendo queste cose questa sera? Perché la conoscenza è un qualcosa che nasce dalla condivisione. La conoscenza è un qualcosa che talvolta nasce dalla noia. Ebbene, l'oggetto di cui parliamo questa sera è un oggetto che è nato dalla noia, perché Gollum, che è l'autore dei polinini, diceva spesso di annoiarsi durante le lezioni all'università. Ed è una cosa che capita, penso, a molti studenti all'università. Simon, intervieni tu. Questa volta dico, Simon, che cosa ne pensi? Questa volta devo dire che onestamente io in università non mi annoiavo molto perché io ho fatto ingegneria meccanica, la prima, poi international business. Per ingegneria meccanica soprattutto c'era davvero un sacco da imparare, perciò era più il tempo in cui ero lì a scrivere, 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 scrivere perché avevo l'ansia quasi di, non di dimenticarmi qualcosa, di non scrivere qualcosa. Ma international business invece sì, qualche momento di qualche classe l'ho avuto dove ero lì. Di Vabbè, dai. Italia. E dovete sapere che proprio lui, l'autore di questo gioco, perché è un gioco matematico, proprio in un momento di noia, ha cominciato a progettare questo giochino, e che in realtà è una sorta di quadrato che si può piegare. La conoscenza nasce dalla noia, ma la conoscenza nasce anche dal gioco. Ecco perché sia io, Marta e Simon pensiamo sempre a un qualcosa di divertente per i nostri alunni, ma che possa essere divertente anche per chi insegna. Ecco perché anche voi questa sera dovrete in qualche modo, proprio come ha fatto Gollum, creare questo quadrato. La conoscenza nasce dalla noia, nasce dal gioco, e non dimentichiamolo quando siamo in classe con i nostri alunni, e la conoscenza nasce dalla condivisione. Nasce dalla condivisione perché nel momento stesso in cui io e Marta mettiamo a disposizione le nostre idee o quello che abbiamo trovato e arricchito poi successivamente con i nostri studi,
quella conoscenza diventa di tutti. Ed è un po' come la spirale di Fibonacci, siamo anche in tema oggi, visto che oggi è il Fibonacci Day, una spirale che pian piano si allarga. Noi diamo a voi, voi domani ne parlerete con i colleghi, poi i colleghi magari lo porteranno in classe con i loro studenti, e i loro studenti lo racconteranno a casa con i loro genitori. Il vero senso della conoscenza non è io conosco ed è mio, diventa conoscenza nel momento in cui la condivido e ne faccio partecipe qualcun altro e la do agli altri. Ed è questo lo spirito nel quale deve sempre andare avanti il caffè matematico, ed è questo lo spirito nel quale lavorano Nicoletta, Marta e Simon. Ed è importante che io dica questa cosa, perché tutti voi che con noi partecipate al caffè matematico dovete farvi portavoce di questo modo di intendere la conoscenza. E cominciamo subito, e lascio la parola a Marta, con la quale cominceremo immediatamente a trafficare questi fogli di carta colorata e a piegare e a creare i nostri quadrati per creare qualcosa di veramente magico. Marta, è il tuo momento. Eccomi qui, buonasera a tutti, fantastica Nicoletta, hai fatto un'introduzione meravigliosa, era un po' che ci dicevamo questa cosa, perché tantissime delle attività che vi proponiamo sono prese qui e là, sono adattate, sono riviste, sono riprese, quindi in Inter gira veramente tantissima cosa e tantissime cose, e il bello è quello di trovare il modo giusto per inserirlo all'interno della nostra classe, per farlo nostro, per personalizzarlo. Allora oggi, per supportare, siamo diventate super, la sesta puntata ci è voluta, però siamo diventate super tecnologiche e abbiamo anche una presentazione che poi eventualmente vi lasceremo, Simon appena pubblicherà le prossime, sì, quando saranno disponibili le prossime registrazioni. Simon ha già detto che chissà qua, un lunedì, come tra qualche mese. Un lunedì, non si sa quale settimana, di quale mese le pubblicherà. Comunque, questa presentazione che vi abbiamo fatto, così riusciamo a seguire un pochino, parte proprio dalla figura di Gollum, che annoiandosi si è messo a disegnare dei quadrettini su un foglietto. E partendo proprio dai quadrettini si può fare prima un lavoro con i bambini, chiedendo cos'è un quadrato, come è fatto, come mai un quadrato si chiama così, l'avete visto da qualche parte. E poi io di solito do un foglio normale ai bambini, magari anche un po' sgangherato, un po' ritagliato, un po' strappato, e dico ai bambini: riuscite a ricavarmi un quadrato da questo foglio? I bambini sono fantastici, piccolini, in prima elementare, in seconda elementare, piegano, tagliano, misurano, mettono il righello, mettono l'abiro, mettono la matita per cercare di prendere misura, e arrivano a uno pseudo quadrato, finché poi si dice ai bambini: ok, però ci sarà un modo un po' più semplice per trovare un quadrato da un pezzo di carta. E allora insieme si può arrivare a piegare il primo quadrato, e quindi a ricavare da un foglio rettangolare un quadrato. Sapete benissimo tutti, penso, spero, suppongo, come si fa. Quindi si mette il lato corto sul lato lungo, la diagonale, io riciclo ogni foglio, come vedete è un foglio anche usato, in questo modo avrete... Marta, idem per me, guarda, foglio, guarda, non si spreca foglio. Nulla, nulla si spreca. In questo modo, avendo portato il lato corto, ma diteglielo proprio così, portate il lato corto sul lato lungo di questo rettangolo. A questo punto vedete che il lato corto arriva fino qui, vuol dire che il lato del nostro quadrato deve arrivare fino lì. Si taglia la parte sotto e si ottiene il quadrato. Quindi se voi non avete sotto mano un foglio quadrato, vi invito a cercare o a ritagliare o a ricavare un foglio quadrato. Io ce l'ho colorato, ma va benissimo anche bianco. Quindi se avete il foglio quadrato, e se Simon comincia a condividere magari la prima slide della nostra presentazione, vediamo... Dai. Marta, qua. Pensavo anche ai post-it, anche quelli possono essere. Sì, i post-it però sono appiccicosi, invece ci sono dei, dei blocchetti, sempre in questi negozi che vendono di tutto a poco, senza far pubblicità, dei blocchetti notes che hanno fogli o colorati o bianchi, quadrati fantastici di questa misura 7x7, quindi possono essere perfettamente usati anche quelli. Una volta trovato questo quadrettino, si può iniziare a parlare con i bambini di questi polimini, di queste figure che Gollum ha creato associando, avvicinando due quadretti per almeno, per almeno un quadrato, un lato del quadrato. Si può farlo come?
dando delle forme già tagliate, facendoli tagliare loro su quarta quadrettata i quadrettini, oppure piegando un quadrato. Vedete che lì c'è scritto piegare un quadrato. Io ora velocemente, se mi vedete, penso io non mi vedo, ma penso che voi mi vediate, vi faccio vedere come fare a ricavare un quadrato, una tesserina quadrata da questo foglio. È un modello tradizionale, quindi non è di nessuno, quindi posso tranquillamente farlo senza citare nessuno, mi hanno detto, se è di qualcuno non voglio offendere nessuno. A me l'ha insegnato Francesco Decio, che è un bravissimo origamista bergamasco. Quindi come si fa? Si fa la mediana del quadrato, quindi lo si divide a metà e si taglia a metà. Quindi anche con i bambini si può dire la metà, quanto vale metà, quanti ce ne vogliono per fare un intero. E quindi ho i due pezzettini, i due rettangoli che insieme fanno un quadrato, ognuno a metà, come sono, com'è questo lato rispetto a questo, questo è, è la metà di questo, quindi questo è il doppio di questo, tutto questo giro. Una volta fatto questo, uno dei due lo mettiamo giù, uno lo prendiamo e lo pieghiamo questo lato un pezzettino a sentimento verso il basso, così, vedete, si vede? Come si vuole. E anche la parte sotto la pieghiamo su facendola coincidere con la piega precedente. Questo è fantastico da fare bambini piccoli perché è molto facile, con quelli grandi per vedere di capire perché funziona questa cosa. Cosa c'è che fa funzionare questa cosa, che fa essere proprio a metà? Questo che ho piegato già facendo due pieghe casuali verso il centro è già un quadrato. Perché? Come mai? Con i grandi è interessante. L'altra, faccio la stessa cosa, la medesima cosa, quindi piego prima una parte in giù, quanto voglio, anche un pezzettino piccolo piccolo. Piego l'altra parte in su e quindi ho due pezzettini quadrati, piegati da una parte, lisci dall'altra, che vanno incastrati uno nell'altro. Quindi uno lo apro, spero che mi vediate, prendo la finestrella, l'anta di uno dei due, vedete, la metto in questo modo dentro l'altro, si vede bene, spero, c'è una luce, un faro picchiato in faccia, spero che non comprometta la visione. A questo punto, ok, chiudo le ante di questo armadio polimino e la linguetta sotto, alzo il quadrato e la linguetta sotto la faccio entrare qui sopra, dove c'è questa taschina. È facilissima da fare. Con un foglio quadrato si ottiene un quadrettino che può essere anche confrontato col quadrato di partenza, e quindi chiedersi rispetto a quello di partenza, quanto vale? Marta, tesoro, puoi ripetere questa piegatura? Allora, con calma. Fatto mucciaccia, mi dicono. Allora, quando ho i miei due pezzi tagliati, okay, uno lo metto così in orizzontale, diciamo così, e uno in verticale. Metto l'anta di uno di questi due, vedete quella che abbiamo piegato, che combaci all'interno di questo quadrettino, chiudo le ante. Quindi sporgerà la parte quadrata e l'altra anta, chiamiamola così, al di sotto. Si vede? Poi alzo il quadrato e quindi avrò da una parte e dall'altra i due quadrati lisci. E qui avrò, esatto, questa aletta che mi spunta. La aletta la faccio entrare sopra nella taschina che si è formata e quindi ottengo una tesserina quadrata. Uno dice che fatica, posso tagliare un quadretto, sì, ma volete mettere la soddisfazione di avere delle belle tesserine anche perché sono belle forti. E poi in più queste hanno le taschine dentro le quali posso metterci dei rettangolini che fanno da giunto per unire insieme tutti gli eventuali quadrettini e quindi formare i vari polimini. Una volta che se ne sono creati uno, due, tre, si può cominciare a lavorare. Io dico... Marta, cosa ne pensi se lasciamo un po' di tempo a loro e mentre io magari faccio un'osservazione e ne create un altro paio? Sì. Sì, tanto per esercitarsi un po'. Non solo, ma anche per vedere che cosa poi si può provare, cosa succede, no? Visto che dobbiamo spiegare tutta la questione del lato. Esatto. Per cominciare poi a parlare di... Bello anche proprio con i bambini fare questi confronti. Cosa sì, come sono. Come sono, il rapporto, i lati, l'area.
l'area un quarto, il lato e mezzo, insomma. Non solo, guardate che cosa succede. Io ho fatto, anch'io ho creato la mia prima tesserina, però ho utilizzato un foglio quadrettato. Utilizzando un foglio di questo tipo, io posso anche proprio molto velocemente fare un calcolo del perimetro, visto che ho a disposizione un foglio che è formato da quadretti di 1 cm, ma posso anche calcolare l'area della mia prima tesserina. Semplicemente contando. E quindi questo primo gioco ho piegato ho ottenuto un quadrato, da un quadrato ho ottenuto un rettangolo, mettendo insieme e piegando i due rettangoli ho ottenuto nuovamente un quadrato. Se lo faccio così, posso lavorare di perimetro e di area. Posso prendere il primo quadrato e quello più piccolo e già comincio a fare un confronto. E perché no? Potete andare a vedere un po', mettere i lati e gli angoli di queste due figure, vedere se per caso c'è una certa proporzione, potremmo parlare di similitudine. Chi lo sa, potrebbe essere un'idea, perché se c'è un rapporto di proporzione tra le due figure, magari Marta, se puoi mostrare il quadrato piccolo e quello grande, se c'è un rapporto di proporzione, e qui mi sembra proprio che ci sia, perché un lato del quadrato piccolo è esattamente la metà di quello grande, e poi osservo gli angoli, sono tutti angoli retti, vuol dire che queste due figure sono tra di loro simili. Posso parlare anche del concetto di similitudine, anche perché leggere la definizione che c'è sul libro e spiegare questa cosa non è così semplice a parole, mentre invece fare un giochino di questo tipo diventa molto più chiaro. Lo sovrappongo, e quindi i bambini vedono effettivamente che gli angoli sono uguali, qui conto, calcolo l'area, il perimetro. Guardate solo, in quanto 5 minuti abbiamo già affrontato molti argomenti di geometria creando una semplice tessera. C'è chi scrive anche relazioni di maggioranza e minoranza. Sì, ma in realtà le cose che possono venire fuori da questa tesserina, sono davvero tante. C'è qualcuno che ha creato più tesserine e quindi possiamo magari provare a procedere. Se ci date, non so, un segnale di fumo, un cenno nella chat, vediamo cos'altro si può fare. Perché sì, certo, perché immagino che stanno tutte lì con le forbici a ritagliare e creare le loro tessere. Fatte, perfetto. Poi mi raccomando, condividete con noi questi lavori che avete fatto, Sì, come così l'altra volta, è stato molto divertiamo bello. tantissimo a vedere le vostre creazioni. Siete state eccezionali anche la volta scorsa, sì. È molto bello. Ok, c'è chi ne ha fatte tre, che cosa succede? Allora, vado io? Sì. Andare. Allora, a questo punto si può cominciare a dire, ma quanti modi posso accostare questi quadrati? Ricordatevi che Gollum diceva, quanti modi per associare due o più quadrati che abbiano però in comune almeno un lato. Quindi i bambini cominceranno a metterli in questo modo, uno spigolino, cominceranno a mettere le metà, cominceranno a mettere uno dritto e uno storto, faccio una casetta, sovrapporli. Ecco, un'altra cosa importantissima è che non vanno assolutamente sovrapposti. E quindi chiedere ai bambini quanti modi, manipolando con queste tesserine o comunque con dei quadrati ritagliati, con dei post-it, con delle forme che magari avete, i famosi blocchi logici che in tutte le scuole ci sono, che possono essere usate per queste attività, i bambini capiranno, dopo vari tentativi, dopo varie, perché loro ci provano comunque fino alla fine, che l'unico modo per associare due quadrati è questo e quindi si chiamerà duomino oppure domino. Ta-da! Questa parola fantastica, esattamente. Due quadretti si forma il domino, questo fantastico gioco che prende proprio il nome da questa associazione di due quadrettini che voi conoscete nella versione classica senz'altro così, ma scorrendo le immagini si può vedere una marea di modi per utilizzare il domino già dalle prime classi, quindi non solo con i classici dot, ma anche con il domino con simboli diversi per fare lo stesso numero, il domino per fare operazioni, addizioni, sottrazioni, frazioni. Relazioni, moltiplicazioni, il domino delle figure, il domino in inglese di il nome e il numero, il disegno. Quindi ci sono miliardi di modi per usare il domino e la rete è piena di attività con il domino. E il domino non è altro che questa tesserina formata con due quadrettini avvicinati per un lato e quindi formano questo domino, duomino sarebbe.
forse più giusto Duomino, però si trovano tutte e due le versioni e io lo chiamo Domino perché mi piace molto associarlo a questa idea del Domino. Finito e scoperto, ahimè, ai noi, i bambini ci proveranno ancora anche quando gli avete detto che è l'ultima l'unica possibilità, ma ci proveranno comunque, si passa a provare con tre. Con tre. Cosa succede con tre pezzettini, con tre tesserine? I bambini naturalmente per prima cosa li metteranno uno associato all'altro, uno vicino all'altro, e quindi si forma il bastoncino, lo chiamano loro, che vedrete poi anche nella prossima slide, quello che loro chiamano il bastoncino, ma anche la L, che è un altro delle due possibilità che si possono formare con tre tesserine quadrate. Vediamo se Simon gira la presentazione. Ah, questo è un altro giochino, se lo volete, questo è bellino, l'ho fatto io. Trovate su Maestra Marta. Mi faccio un po' di pubblicità, diciamo. Ho messo materiali un po' di tutti, mettiamolo qualcosa anche di mio. Eccolo lì. Eccolo qua. Quindi andiamo avanti con tre tesserine. Quanti modi? Due modi, questi, i trimini. I trimini sono fantastici perché, a parte il bastoncino, che è quello di associare, vedete a sinistra, associarne tre uno sopra l'altro, con la L, con questo che viene chiamata la L, con il trimino a forma di L, si possono fare veramente delle attività fantastiche che io ho trovato in rete, che sono state suggerite. Io ho fatto piegare ai bambini la tesserina, la vedete qui sulla destra, la tesserina del trimino. Trovate le spiegazioni sul sito di Gabriella Romano, che penso tutti conosciate, la signora degli origami, veramente origami didattica, è lei. Trovate su schoolmate.it, trovate tutto il lavoro di Gabriella, che io ho preso a piene mani, in cui piegando questi trimini si possono manipolare bene. I duomini, sto leggendo qui i sondaggi che manda Simon. Sono io. Io leggo quello che leggi, mi appare davanti. E oltre a quello, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa attività che vedete a sinistra. Ho chiesto ai bambini di trovare tutti i modi per poter associare due trimini per formare figure diverse. Naturalmente era ancora quella la base, cioè non potevano sovrapporsi, dovevano essere associati almeno per un lato, e ci sono davvero tantissime possibilità. Tutte queste possibilità poi sono state classificate, è stato calcolato naturalmente l'area, i bambini dopo aver manipolato per tanti anni il tangram e altre figure che sono associate a figure uguali, quindi l'area è sempre quella. L'area capiscono subito che è uguale, però qualcuno si lascia ingannare dai perimetri, e quindi disegnandole sul quaderno e contando i perimetri ci siamo accorti che ci sono figure isoperimetriche, cioè che hanno lo stesso perimetro, pur avendo area uguale hanno lo stesso perimetro, ma anche figure che hanno perimetro diverso ed area uguale. E quindi questo lavoro sui trimini è molto molto bello, molto interessante. Un'altra cosa importante, bellina, sui trimino è che il trimino, questa è la L, si chiama figura autoreplicante. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io associo più di una figura come questa, posso formarne un'altra uguale ma simile, come diceva prima Nicoletta, quindi più grande. Si vede nella figura dopo il lavoro che abbiamo fatto con questi trimini per cercare di autoreplicarli, cioè di fare figure L molto più grande, usandone quanti? Anche qui c'è una proporzionalità, e quindi i bambini possono imparare, possono capire che per farla lo step dopo ne servono 4, quindi da una ne servono 4, lo step dopo ne servono 9, lo stop dopo, e quindi se i bambini sono abbastanza grandini, quindi in quinta, in quarta, ma anche alla secondaria di primo grado, possono anche capire qual è il rapporto, cioè quanti ne servono, e quindi il quadrato che serve sempre, questo numero a quadrato che torna per poterlo realizzare. Si può anche chiedere ai bambini: si riuscirà a fare un quadrato? Si riuscirà a fare un rettangolo? Qual è il rettangolo più piccolo che si può fare con queste L corte e il rettangolo più grande? E quindi tutte queste attività di manipolazione, i bambini poi si divertono come pazzi a piegare questi, cioè hanno riempito la scuola, vedete lì il riferimento dal sito da cui ho preso questa attività, potete veramente fare tantissimi ragionamenti, anche aritmetici, perché effettivamente poi si spazia sull'aritmetica. E in più il piegare aiuta i bambini, i miei piegano dalla prima, ormai arrivati in quinta sono veramente dei fulmini a piegare, anche se notando non sono proprio perfetti, ma la perfezione a me, Nicoletta, interessa fino a mezzogiorno, come dico io. Vero, Nico? Sì,
Assolutamente, anche perché qui non è che stiamo valutando quanto sono perfetti, non è che, cioè, l'obiettivo nostro è altro, è lavorare su concetti matematici. Tra l'altro poi c'è l'altra questione che può venire fuori con un oggetto del genere, no? Che noi abbiamo a disposizione. Cosa succede se io lo metto su un piano e gli faccio fare una serie di movimenti, lo vado a traslare? Vado ad osservare la simmetria, lo ribalto, è sempre lo stesso. Se lo sposto, cosa succede? Io posso parlare di isometrie, di trasformazioni geometriche. Quindi con questo oggetto io posso affrontare anche un altro argomento che è altrettanto complesso. Immaginate, no? C'è questo giochino che io faccio sempre con i miei alunni quando devo parlare di isometrie. Prendete un piano, cospargete questo piano di farina, grattato, di quello di sabbia, di quello che preferite, lo appoggiate su e poi lo fate scivolare. I bambini vedranno proprio che cosa succede a questo oggetto che viene in qualche modo spostato su questo piano e ne resta anche una traccia. E quindi come affrontare quest'idea di isometrie di oggetti che si trasformano ma restano sempre uguali, oppure di ingrandimenti, anche quelli potete fare utilizzando questo giochino, perché diceva prima Marta, se io poi ne aggiungo altri, in qualche modo riesco ad ottenere una figura più grande, ma che è simile alla prima, no? A quella che avevo inizialmente creato. Quindi posso fare anche questo, posso parlare di ingrandimento, posso cercare di capire di quanto è stata ingrandita questa figura? Qual è il rapporto che c'è tra la prima figura e quella che ho ottenuto dopo? Posso parlare appunto di traslazioni, posso parlare di simmetria e il tutto semplicemente giocando con dei fogli di carta da piegare, di cui posso sempre tenere sotto controllo le quantità in termini di perimetro e in termini di area. Se utilizzo dei fogli quadrettati quando sono più piccoli, quando sono più grandi, io posso addirittura cominciare a dire: ok, ma in questo tipo di figura qua, che cosa vedete? Se questa diventa in realtà una figura composta, come potrei trovare l'area se io non avessi i quadretti? E beh, qui ho un rettangolo a cui io ho aggiunto un quadrato. Quindi applico la formula classica, base per altezza e poi lato per lato. Addiziono le due aree ed ho fatto. Ed il gioco di affrontare il problema non sarà più il problema scritto sul quaderno noioso di cui prima devo ricopiare la traccia, poi devo indicare i dati. Sapete che a noi questa formula, questa ricetta non è che piace, no? Perché non ha molto senso fatto così. Così è più divertente. Così ha senso. Questa formula, della ricetta classica del problema non ci convince, ma immaginate invece, dobbiamo pavimentare questo spazio, portiamo un bel cartoncino, cominciamo a fare i nostri trimini e cominciamo a vedere quanti ne dobbiamo creare per occupare quello spazio, andiamo poi a calcolare, però lo facciamo insieme, condividiamo, ci confrontiamo e questo è il senso del fare matematica e della Esatto. conoscenza stessa. Io ho usato anche questi trimini per avviare la moltiplicazione, perché gli ho fatto fare il piastrellista, quindi questo piastrellista con queste piastrelle di tre quadretti dove riempire questo spazio, quante piastrelle servono, quindi loro le hanno messe e naturalmente quelle le abbiamo ritagliate, eravamo in seconda e i bambini hanno detto ah, 10 piastrelle da 3, quanti quadretti, quindi allora loro cominciano 3 per 10 volte e quindi possono, giocando su questi quadrettini, su queste piastrelline formate da quadrettini, si possono introdurre anche la ripetitività delle operazioni, quindi arrivare alla moltiplicazione e quindi alla pavimentazione in modo simpatico. Si può arrivare anche a introdurre la moltiplicazione. Quello che faceva vedere Nicoletta adesso, questo che lei ha legato, come si fa? Si prende metafoglio, uno dei metafoglio che abbiamo usato, esatto, vedete? Un metafoglio viene infilato metà in un trimino, in un quadretto e metà in un altro e si usa come giunto. Sto facendo vedere Nicoletta ora, sto facendo vedere io che sono un po' più pasticciona e più precisa. Si infilano uno nell'altro e quindi poi non si muovono più. In questo modo i miei alunni hanno fatto anche delle cose tridimensionali, perché nel momento in cui gli ho creato la tesserina quadrata per giocarci in seconda, per giocare con le forme, loro qui hanno messo, poi hanno fatto curve, hanno fatto scatole, hanno fatto aerei, hanno fatto palle, hanno fatto delle cose fantastiche, hanno fatto la scritta seconda A.
Quindi eccola lì, vedete? Si può passare quindi dallo spazio 2D allo spazio 3D in un attimo. E quindi si possono anche eventualmente chiudere, più ne metto, più ne chiudo, qui ci sarebbe tutta la parentesi del cubo, ma dopo qualcosa vedremo rispetto ai pentamini e al cubo. Se i vostri studenti poi diventeranno come me progettisti meccanici, questo è il concetto delle mesh o del meshing nel mondo della progettazione. Vedi? Quando sono figure curve sono difficili da portare al mondo digitale, perciò alla fine si usano sempre delle piccole faccette. Perciò Esatto. questo è il meshing fatto realtà. Ecco, vedi, già in seconda noi cominciamo a fare meshing, così li prepariamo alla vita reale. E poi si va avanti. Queste sono alcune attività che noi vi proponiamo naturalmente. Poi si arriva a dire: ok, abbiamo parlato di tre, qua con quattro, quante figure? Se ne creeranno di più, di meno, ci saranno più possibilità? I bambini hanno capito e quindi ti diranno che con quattro ci sono molte più possibilità. Quali sono quindi le vostre possibilità? Provate a disegnarle. I bambini provano, associano i vari pezzettini e poi trovano tutti quelli che vengono chiamati i tetramini. I tetramini, qualcuno magari tetra, vabbè, si sa, però c'è un bellissimo gioco che è nato da questi tetramini che si chiama Tetris, che ai miei tempi io sono una Tetris addicted, perdevo in un modo mostruoso, non sono mai stata capace di vincere, però mi piaceva un sacco quando si andava in sala giochi col gettone, con le macchinette, si giocava a Tetris. Quindi questi pezzi che sono tutti formati da quattro quadrettini che piovono dall'alto e vanno incastrati. Voi vedete a destra, avevo preparato per i miei alunni questi pezzettini, gliene davo uno alla volta, casualmente avevo un cestino in cui avevo ritagliato una lavorata. Pazzesca. Avevo ritagliato tutte queste forme formate da quattro quadretti, le avevo inserite in un cestino e poi passavo loro di volta in volta, ne estraevano una e dovevano incollarla sul quaderno e cercare di incastrare senza lasciare spazi vuoti. E questo è proprio il classico gioco del Tetris. Naturalmente, anche con questi tetramini si può fare tutto il lavoro che abbiamo fatto prima: prenderne due uguali o diversi, associarli in vario modo, vedere che varia il perimetro tra tutti e cinque, varia il perimetro, ma l'area rimane uguale, quali hanno un perimetro uguale. Insomma, si possono fare tutte le attività che abbiamo visto prima: si può formare un quadrato, quanti devo prenderne, tutti uguali, tutti diversi, se li prendo tutti e cinque, cosa si forma, eccetera. E quindi anche con questi quattro, tutto il lavoro fatto precedentemente può essere fatto, in più ci si può divertire anche a Tetris, anche alla LIM, ci sono delle app che si possono mettere ai bambini, dopo che si è giocati un po', si può anche farli giocare con il Tetris, farli divertire un pochino. Tetra vuol dire quattro, sì, esattamente. Marta, c'era chi chiedeva come collegare tra di loro i nostri quadratini. Allora, questo è il nostro quadratino. Ok. Se vedete qui ha una sorta di tasca, no? Se faccio così, prendo il mio foglio rettangolare, lo inserisco all'interno, così, quindi creo una sorta di supporto, prendo un altro quadratino e lo inserisco dall'altra parte. E così, vedete? Posso giocarci, ho creato il mio supporto. Tra l'altro, stavo adesso riflettendo su una cosa, no? Simon, se rimetti la slide di prima, che cosa possiamo fare? Potremmo far fare previsioni ai bambini. In che senso? Abbiamo i nostri quadratini. In quanti modi li posso posizionare? Perché che cosa accade? Che ad un certo punto li posso mettere tutti uno accanto all'altro, ma se li guardo di così, se li guardo di così, se li guardo di così, sono sempre la stessa cosa. Oppure se un bambino mi dice: guarda maestra, il mio è così, poi arriverà un altro e dice: no, però il mio è così, ma è la stessa cosa. È semplicemente lo stesso oggetto spostato nello spazio. Quindi loro devono anche riuscire ad individuare quali sono le figure che si possono creare con tre pezzi, con due pezzi, con quattro pezzi e poi via discorrendo. E anche se le muovo nello spazio è sempre la stessa figura. Questa è una cosa importante che poi in qualche modo vedremo, penso, proprio più avanti. Quante figure io riesco a creare se ho i miei tetramini? E sono quelle che vedete lì sotto, quella gialla, quella verde. Queste sono le posizioni che può assumere. Adesso poi potrò dargli questa forma qui, o così, o così, o cos'ha, ma è sempre lo stesso. Ed è una cosa, secondo me, che ai bambini va fatta notare.
è importante che loro notino questa cosa, perché così lo riconoscono e anche perché ognuno di questi giochini ha un nome, poi lo vedremo dopo, proprio in base alla forma che hanno, che in realtà è una iniziale, una lettera, quando arriveremo a parlare di pentamini. Esatto. C'è una nuova domanda. Un'altra cosa bellissima è far notare ai bambini che all'interno dei tetramini, dei trimini, ma anche più avanti, dei pentamini, degli esamini, insomma tutti quelli che si vogliono creare, ci sono delle simmetrie. E quindi sia il quadrato, lo vedete lì, che il rettangolo lungo, che la L, può avere una simmetria al suo interno, quindi far vedere anche queste cose ai bambini. Una delle regole appunto di Gollum era proprio quello, che fossero tutti diversi e che nessuna delle trasformazioni cosiddette rigide possa portare una nell'altra, quindi quali sono le rotazioni, le traslazioni, le simmetrie, se c'è una simmetria, una rotazione, una traslazione che può portare uno sull'altro a avere la stessa figura, quella lì è la stessa figura, insomma non viene presa in considerazione, se no veramente i casi sarebbero tantissimi. Questo pian piano, poi man mano i quadrettini da associare diventano di più, viene sempre più avanti, perché anche vedrete nei pentamini, i bambini ci provano, loro non finiscono più, dicono no, ne ho trovato un altro maestro, ne ho trovato un altro, e fanno anche fatica proprio a vederli. Allora io di solito faccio in questo modo, glieli faccio comporre alla LIM, con dei quadrettini che loro compongono, in modo che, essendo in formato digitale, si possa, o lì come dice Nicoletta, proprio con i giunti, in modo che tu puoi fare qualsiasi cosa con le mani, oppure sulla LIM, in modo che lì si possano proprio ribaltare, girare, e i bambini riescono a vedere che sono la stessa cosa. Perché quando si arriva qua ad avere 5 quadretti, il lavoro è tanto. Qualcuno sta scrivendo quanto tempo ci vorrà. Sì, naturalmente non è una lezione. Qui ci si prende una bella fetta dell'anno scolastico e si lavora su questa cosa. Si lavora su questa cosa, su tantissime attività, non solo geometriche, ma anche veramente di aritmetica, di statistica anche, perché io ho tutti quelle L corte che avevano piegato. A un certo punto gliel'ho messe tutte in un cestino e ho detto: quale avrà più probabilità di uscire se pesco? Perché? Non lo sanno, tiriamo fuori, quante ce ne sono gialle, quante rosse, quindi è possibile che esca, è impossibile, è certo, che cosa non uscirà mai, quale ha più probabilità di uscire, insomma si può lavorare anche in questo modo su queste attività, ma anche facendo delle indagini, qual è secondo te la figura più facile da realizzare, facciamo un istogramma, oppure che colori hai scelto per piegare i tuoi pentamenti, insomma ci si può aggrappare a queste attività per spaziare in orizzontale veramente su tutte le parti della matematica. E quando si arriva ai pentamini, metà lavoro è stato fatto, perché i bambini hanno capito come funziona, hanno capito quali sì, quali no, hanno capito come disporre le figure, e quindi si parte. E di solito i bambini sono velocissimi, bravissimi, si correggono tra loro, dicono no, quella lì c'è già, questa qui, poi maestra posso prendere lo specchio, perché secondo me quello del mio compagno è uguale al mio. Prendete lo specchio, avvicinate i banchi, guardate le immagini, e quindi anche l'uso degli specchi in questo caso diventa pratico e diventa mi serve, quindi lo uso, lo guardo nello specchio. Quindi arrivati ai pentamini, 5 quadretti, penta, e quindi tutte queste che sono 12, sono tanti, e quindi per distinguerli sono stati dati, come diceva Nicoletta, dei nomi che richiamano un pochino la forma, i bambini poi le imparano, le chiamano così. Con questi si possono comporre quadrati, rettangoli, quadrati no, i rettangoli e le varie forme, vari animali, poi se voi spaziate in internet scrivete pentamini o pentominos in inglese, trovate veramente il mondo. E è interessante chiedere anche ai bambini, con questi 12 pentamini riuscirò a fare un quadrato? Loro ti dicono sì che riesco, bene, provateci, finché qualcuno a forza di mettere pezzi dirà ma 12 per 5 fa 60, ce l'ho un quadrato da 60, no, allora non riuscirò mai a fare un quadrato, bene, non riuscirò mai a fare un quadrato, riuscirò a fare un rettangolo, uno, più di uno, quanti rettangoli potrei creare con questi pentamini, quanti tipi, li vedete due, ma ce ne sono anche di più, e quindi lì è proprio la caccia al rettangolo. Inoltre si può fare tutto il lavoro che abbiamo detto prima, riguardo le traslazioni, le rotazioni, rispetto alle simmetrie interne, alle esterne, se ne creo altri che mi sembrano, e tutto il lavoro sulle aree, sull'equiestensione e sui perimetri, quindi andare a indagare i perimetri.
Un altro lavoro bellissimo, anche quello trovato su Schoolmate, che vi ho messo, è quello di chiedersi, ma questi qui che sono quasi dei cubi, perché ne manca uno alla fine, sono 5 pezzettini. Riuscirò a chiuderli, a formare, noi l'abbiamo chiamata la scodellina, è praticamente un cubo senza tappo. Quali riuscirò a chiudere? E qui una previsione. La T, devo immaginarmi, riuscirò a chiuderla. Beh, quella viene su, quella sì, secondo me sì. La I sì, la I i bambini dicono tutti di no, perché già hanno l'idea che se è una riga lunga e io la arrotolo, si sovrappone e avrà due buchi, uno da una parte e dall'altra. Quindi fate le vostre ipotesi, io gli ho fatto fare proprio una tabella, non so se si vede nella slide dopo, si vede proprio tutta questa tabella. No, questi sono giochi, scusate, me l'ho dimenticato, che si possono fare per manipolare i pentamini. Qua lavoro sulle aree, sui perimetri e quindi le conclusioni, tutti hanno la stessa area, però i perimetri no, alcuni sono equivalenti, alcuni sono equiestesi, come si chiamano le figure formate, l'ottagono, il decagono, il quadrato, l'esagono, eccetera. Nella slide dopo, per questo vi lasciamo tutto, nella slide dopo si vede questo lavoro, eccolo qua. Quindi gli ho proprio dato i pentamini da prima abbiamo fatto le previsioni, ognuno ha scritto sul suo quaderno se secondo lui si chiudeva o no, e poi glielo ho dati da ritagliare e loro con lo scotch piegavano e hanno verificato questa cosa. E si sono accorti che alcuni sì, si piegano e si chiudono e quindi fanno la scatolina, il contenitore, altri no. Ma è stato bellino perché è proprio un lavoro anche di visualizzazione. Si fa poco questo lavoro della visualizzazione di cosa succederà, prevedo, penso, mi immagino cosa possa succedere e poi verifico. E questa è una delle attività che ai bambini è piaciuta veramente tantissimo questa. Trovate sempre sul sito che vi dico. Tra l'altro Marta, no? Quando spesso mi chiedono, ma quando tu dici che i problemi non sono quelli lì, la ricetta, allora quali sono i problemi? Sono questi. Questi sono i problemi di cui io e Marta parliamo sempre. Fare previsioni, immaginare quale possa essere la risposta, fare ipotesi, scriverle quelle ipotesi, verificarle e poi valutare alla fine. Avete visto tra l'altro che, se non ero nella slide precedente, ci sono anche proprio le conclusioni scritte dai bambini. Perché nel momento in cui io scrivo quello che è stato il mio pensiero, il ragionamento, vedete le conclusioni, tutti i pentamini hanno la superficie di... Lì io ho fatto innanzitutto un lavoro anche di confronto, perché i bambini si confrontano tra di loro. Io posso pensare, no, ok, con la L puoi chiudere, puoi ottenere la tua scodellina. Un altro dice, no, ma guarda, ci sarà una sovrapposizione, non accade. Noi stiamo insegnando a questi alunni a confrontarsi e a rispettare le idee di ciascuno di loro. Stiamo facendo anche un lavoro di educazione civica. Quindi sì, capisco che voi pensiate ci vuole tanto tempo, ma... tutta questa energia che si mette nel fare questo tipo di attività mi dà la possibilità di lavorare, di spaziare, di acquisire talmente tante di quelle competenze che, scusate, è il modo migliore per poter apprendere la conoscenza piuttosto che proporre sempre le stesse attività. Io stasera sembrerò un po' polemica, però ci tengo molto perché voglio assolutamente che almeno per le persone che ci ascoltano e che vedranno e poi condividono con noi questo modo di progettare, di vedere la conoscenza, provare a fare la differenza. Quindi provare a creare il cambiamento. Speriamo veramente poi, dopo questo ulteriore caffè matematico, di avervi convinti. Allora, detto questo, che cos'altro c'è da fare? Andiamo un po' avanti ancora perché... Volevo solo dire che questa cosa io l'ho fatta in terza elementare e non avevamo parlato di poligoni, non avevamo parlato di aree, non avevamo parlato di perimetri, non avevamo parlato di nulla in modo specifico, naturalmente. Sempre se ne parla, però uno dice, vabbè, ma arrivi in quinta. Ecco, ora che siamo in quinta, questo lavoro ci torna utile perché stiamo parlando di aree, stiamo parlando di composizione e scomposizione di figure, di poligoni, di come arrivare a capire come fare a trovare l'area di quel poligono lì. Se io sono in un posto, ho perso la memoria, non mi ricordo a memoria la formula che io e Nicoletta odiamo, come faccio a trovare la formula di quella cosa lì? Scompongo, ricompongo le figure e questi lavori che abbiamo fatto in terza, in quarta, ci portano veramente avanti.
Un altro lavoro bellissimo è questo, quello proprio di ricoprire delle figure con i pentamini che si prestano benissimo. Vedete, questo l'abbiamo fatto in occasione di Halloween, c'è la zucca, poi ci sono altre figure. E su questo sito che ha citato lì potete scaricare il mondo di geometry puzzles di tutti i tipi, veramente bellissimi e simpatici, tra cui anche i pentamini, che si possono, ci sono anche proprio allegati i pentamini da stampare. Io ne ho una scatola, le ho stampati, li ho fatti ritagliare i bambini, li ho plastificati separati, li abbiamo riritagliati e abbiamo tutti questi pentamini colorati a disposizione per tutte queste attività. Quindi in realtà chiedono se c'è un testo di Golomb. Allora, i testi che ci sono di Golomb sono di, diciamo così, di quella matematica difficile, difficile per grandi, non ci sono testi per bambini, quindi non abbiamo, ecco, di Golomb proprio non c'è un testo, ma c'è questo che invece vi suggerisce Marta, quindi non è il migliore. Più avanti c'è comunque l'indicazione di questo testo, che è sempre lui, Torre, Serpenti e Geometria, in cui trovate delle attività da fare in ogni classe, sia per sui triangoli, quindi con le attività sui triangoli equilateri, ma anche sui quadrettini, anche sui cubetti, al posto magari dei quadrettini. Quindi andando avanti nella nostra presentazione, trovate, non mi ricordo più cosa, vai avanti. Non mi ricordo più cosa avevo preparato. Ah, questo è interessante. Questo l'ho pubblicato l'altro giorno, ho ricevuto un sacco di complimenti, ma questo non è mio, non l'ho inventato io, non ho inventato niente. Questo l'ho comprato online, tra l'altro per 2 euro, poco più. Ho dovuto ripassare i numeri perché si vedevano poco, e è il calendario pentamino. I bambini ogni mattina si sfidano a gruppetti di tre, e devono cercare ogni mattina, ce ne sono tre che sono addetti al calendario, devono trovare il modo per sistemare questi pentamini per far apparire il mese e il giorno. E perché noi siamo super efficienti, Simon mostra il post dove c'è il calendario, così potranno vedere che cosa abbiamo preparato per loro. Così già domani mattina potete realizzare il vostro calendario. Quindi anche se non avete questo giochino meraviglioso, potete realizzarlo utilizzando quel materiale lì, dove c'è già, oppure se volete potete farlo disegnare sul loro quaderno, no? Adesso che vediamo l'immagine vi mostro come procedere. Ed è esattamente il gioco che vi ha mostrato Maestra Marta. Cioè lì il calendario che potete far disegnare ai bambini, poi sotto ci sono i nostri pentamini che loro ritaglieranno e successivamente potranno utilizzarli per individuare la data del giorno. Naturalmente Marta diceva, loro lo fanno a turno, no? I tuoi alunni, ogni giorno c'è un gruppo di loro che ha il compito di scoprire come posizionare i pentamini sulla griglia per individuare il numero. E c'è anche chi, me lo raccontava Marta, talvolta fa previsioni dal giorno prima rispetto a come dovrà posizionare i pentamini il giorno seguente per poter ottenere quella determinata data. Guardate quanta matematica allora in realtà stanno facendo con questo gioco. Quindi se voi andate su Freed, domani c'è anche il file allegato in PDF, lo potete stampare, plastificare e utilizzarlo. E quindi tra l'altro questo tuo è ancora più interessante, perché non si devono usare tutti, ma i bambini si accorgeranno che sono molti di più, quindi alla fine di quelli uno va scartato ogni giorno, rispetto al mio che vanno usati sempre tutti perché c'è il mese, il giorno, quindi è un po' più grande, qui uno va scartato ogni giorno e quindi anche lì la sfida è in più, perché quale scarto? Ci sono molte più possibilità da provare, di là devono starci tutti, quindi in qualche modo ci provo, qui invece c'è la possibilità di scartarne uno e quindi c'è questa possibilità. Naturalmente i pentamini non li abbiamo inventati io e Nicoletta, li ha inventati Golomb, e da allora girano in internet ovunque, li trovate ovunque. Qualcuno mi segnala che su Freed, Maestra Consuelo, qualche tempo fa ha pubblicato un bellissimo articolo, quindi anzi se lo recuperate su Freed lo trovate, ci sono anche tanti materiali e riferimenti, più o meno quelli che abbiamo detto, perché la storia di Golomb lui non era poi un social e quindi non si sa tantissimo di della sua storia, quindi probabilmente ha fatto anche robe molto difficili al di là di queste divertenti, per cui le cose che si sa di Golomb sono quelle. E quindi questo articolo ve lo consigliamo anche noi, quello di Maestra Consuelo, come tanti altri che trovate davvero in giro online, in tantissimi posti, in tantissime attività, anche su altri social. Se scrivete anche Pentominoes in inglese, proprio così trovate la barca di materiali. Perché
vengono usati. Tra l'altro, Marta, c'era quell'altra cosa che abbiamo scoperto così, perché studiamo anche noi prima di fare una puntata, no? Simon, c'è quell'ultima immagine che ti abbiamo inviato quest'oggi, facendo un po' di ricerca, proprio su ricerche su Gollum, abbiamo scoperto che lui... anche un po' geniale, aveva inventato anche questo regolo, questo strumento un po' particolare che vi mostriamo, che è questo qui. Vi facciamo vedere una cosa, a me piacerebbe, cioè in pratica c'è questo regolo, ci sono soltanto alcuni numeri, c'è 0, c'è 1, c'è 4 e c'è 6, ma guardate bene che cosa si può fare, si può vedere 1, poi c'è un pezzo da 2, poi c'è il pezzo da 3, c'è il pezzo da 4, quello da 5, quello da 6 e si può utilizzare come strumento per misurare. Questo in realtà non c'entra tanto con l'argomento del giorno, però questo ci aiuta a capire che nel momento stesso in cui noi ci cimentiamo, cerchiamo dati, informazioni, cominciamo a capire chi era questo personaggio, che cosa aveva inventato, ci arricchiamo. Siamo anche io e Marta che usciamo da questa puntata come persone, come maestre più ricche, perché ci stiamo confrontando con voi, perché ci siamo confrontate prima e poi ci siamo confrontate con Simon. Quindi questo ci aiuta ancora di più a capire che per conoscere, per apprendere, bisogna sempre continuamente fare ricerca. E quindi ci riallacciamo in qualche modo, quasi come se fosse ancora una volta un cerchio che si chiude al discorso iniziale, che il vero senso della conoscenza nasce dalla condivisione. Per concludere, so che Marta vuole mostrarvi anche un'ultima slide, sulla quale però vi lasciamo un po' un punto di domanda e quindi vi lasciamo con qualche dubbio. Ve ne mostro ancora alcune. Velocissimamente, per dirvi che anche sul sito del Relì Matematico Transalpino trovate parecchi problemi che riprendono proprio i polimini, e quindi i miei alunni, dopo aver manipolato, fatto, costruito, hanno proprio, si sono cimentati in questi problemi, vedete, di composizione e scomposizione, un pezzo in più, come faccio a fare il quadrato, se devo ricoprire un pavimento, eccetera. Nella pagina dopo trovate alcuni testi, ma trovate, se scrivete Relì Transalpino Matematico, li trovate nella banca del Relì abbastanza facilmente. Sono di livello 3-4, quindi se selezionate il 3-4, i titoli sono di solito un puzzle quadrato. Io ho scritto puzzle, mi sono usciti questi, quindi li ho trovati. Poi vi diamo qualche consiglio per gli acquisti, perché tutti mi dicono: dove lo trovi? Dove lo prendi? In Amazon trovate tutto, nelle librerie trovate tutto, quindi ci sono parecchi giochi. Vedete, il primo è Polimin X, che è fantastico, va bene anche per gli adulti. Noi ci giochiamo sempre nelle vacanze con i miei figli e mio marito, perché noi amiamo questi giochi in scatola. È una sfida veramente con i polimini. Polissimo invece sono un po' più 3D, quindi si possono costruire anche delle cose 3D. Tutti i vari tangrame, robe varie che potete trovare di legno in tutti i modi. Il libro che vi ho consigliato. Il mio, dove l'hai trovato tu? Io l'ho trovato su AliExpress. Ho scritto Polimin X, Sì, Poliminos, calendario, una roba così, è uscito. c'è ancora, si trova lì. Tipo 2 euro, proprio una cosa veramente. Ci mette un po' a arrivare, ma arriverà. E l'ultima slide che vi lasciamo, quella che diceva adesso Nicoletta, dice: ma Golob, a un certo punto, quando si è stufato con i quadrettini, si è chiesto: ma se invece di usare i quadretti usassi i triangoli equilateri? Ah! Come sarebbe messo? Questi qua li chiamano i poliamanti. Cosa succederebbe? Punto domanda. Tan, 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 tan. Però non vi diamo la risposta, eh? Non vi aspettate risposte. La storia è finita, esattamente. Sì. Perché poi si potrebbe fare con qualsiasi altro poligono regolare che tassella, naturalmente, perché con l'ottagono sarebbe proprio impossibile. Però si potrebbe fare con gli esagoni, si potrebbe fare con i pentagoni, si potrebbe fare, che ne so. Cioè, insomma, potremmo andare avanti all'infinito a proporre attività, ma soprattutto fondamentalmente questi due. Comunque anche i poliamanti, cioè quelli fatti gli esamanti, fatti con 6 triangoli equilateri, sono fantastici, aprono un mondo veramente. Quindi. Però magari, poiché il tempo è finito, con calma possono provare a creare i loro triangoli, provare ad avvicinarli lungo un lato e provare a capire in che modo si possono creare delle figure, cosa possono... Anche perché è diverso Si dal scrive quadrato. di già e sì, siamo quasi giunti alla fine. È diverso, comunque i bambini dicono: sarà uguale, con 2 ne formo 2, con 3 ne formo 4, e invece no, alla fine i bambini si accorgono che con i triangoli equilateri cambia, la situazione cambia. E tra l'altro poi i triangoli devono essere equilateri oppure funziona anche con gli altri?
oppure con gli altri non funziona perché appunto hanno dei lati diversi, e se hanno dei lati diversi, su quale lato io dovrei attaccare? Beh, allora lì le cose non funzionano perché ci sono delle regolarità che loro dovranno scoprire, perché se io lavoro col quadrato e stabilisco delle regole che deve andare sul lato, che i lati sono uguali, allora questa cosa deve essere valida anche con le altre figure geometriche, e quindi ancora una volta scoprono delle regole che sono insite dentro la matematica stessa e non regole che arrivano dall'alto o che ci arrivano dal libro, eh. Loro devono sempre capire il perché delle cose. Chiedono ancora, vediamo un po', per formare i triangoli, in realtà loro chiedono se c'è la necessità in qualche modo di creare le tesserine. Ma guardate, l'idea delle tesserine nasce per una questione proprio di praticità, per creare delle strutture movibili, ma voi potete anche semplicemente creare un triangolo di cartoncino e poi metterne uno accanto all'altro, non c'è la necessità di creare la tesserina. Ecco, no, così nel caso vogliate crearle si possono piegare, scrivete proprio in YouTube triangolo, equilatero, origami, trovate tantissimi tutorial per creare. Ogni qualvolta piegate carta, qualsiasi oggetto di carta piegato che voi ottenete sono degli origami, non sarà naturalmente un cigno, una papera, in questo caso sono delle figure geometriche, però sono comunque degli origami, quindi potete trovare anche un tutorial rispetto ai triangoli, ecco. Esattamente. Se ci sono altre domande, proviamo in questi ultimi due minuti allora, devo preparare la cena, sì, anche noi dopo andiamo a preparare la cena. Ottimo, intanto però vi voglio dire una cosa, che la prossima puntata, poiché ci avviciniamo al Natale, Simon, tu ci confermi che tra 15 giorni ci sarà la puntata o sei ancora in quarantena? No, io sarò disponibile, anzi da dicembre in poi riuscirò ad avere un sacco di tempo in più, perciò va benissimo, anzi io lavorerò a Natale, sarò qua. Ok, perfetto. E quindi per la prossima puntata, quindi sapete già che ci sarà tra 15 giorni esatti di mercoledì, sempre alla stessa ora, pensavamo a delle attività che fossero a tema natalizio. E quindi la matematica, che in qualche modo si veste di rosso e di verde, vi faremo un po' di proposte. Ma Simon ha cominciato, anche se lui deve scrivere la tesi. Io sono nella terra di Babbo Natale. Sapete che la Finlandia è dove c'è Babbo Natale, c'è anche a Rovaniemi sul nord, dopo il circolo polare artico. Io sono andato, l'ho incontrato Babbo Natale, è quello vero. Ecco. Tra l'altro parla 18.000 lingue, perciò quando vai là io parlo in italiano, mi ha risposto in italiano. Dovevi parlare in bergamasco, vedere se ti rispondevo. Giusto. Era sempre stato più difficile. Quindi per la prossima puntata sapete già qual è l'argomento, sarà costruzioni, attività e giochi che si possono fare con la matematica però durante questo periodo di Natale, e quindi poi avete anche il tempo nelle settimane successive di poter giocare con i vostri alunni e proporre alcune delle attività che vi proporremo. Fantastico, direi che siete state puntualissime questa volta, avete organizzato tutto a perfezione. Chiedevano due cose, della puntata registrata, ripetiamo, sì, arriverà. 18.000 persone, lo so. Seconda cosa, delle slide, sì, ve le facciamo, le alleghiamo poi alla registrazione. Yes. Allora, devo magari spiegare un attimo perché. Le puntate che sono state passate, che non sono state ancora caricate su Feed, e tutte saranno caricate su Feed, no worries, non preoccupatevi, saranno tutte lì, quindi con tutti i link, delle foto, dei libri, delle informazioni, dei siti, tutto quello che c'è, e la registrazione della puntata saranno tutte su Feed. Però al momento sono un attimo in difficoltà perché io sono in quarantena tesi, non c'è nessuno che mi sostituisce e quindi in realtà tra le cose da fare che devo fare sono, questa è tra le ultime in priorità, nella lista delle priorità, perciò portate pazienza, dovete aspettare un po'. Comunque arriveranno, non preoccupatevi. Per resto sì, confermato, 15, tra i 15 giorni la prossima puntata. Riguardati, è in quarantena tesi, non è in quarantena perché è malato. Sì, sì, è una bestia molto peggiore del Covid. Deve finire la tesi, che è peggio. Molto peggio del Covid, molto peggio del Covid. Questo ti stressa molto di più del Covid. Ok, perfetto. Quindi ringrazio tutti voi. Ricordo che condividete, quella è l'unica cosa da ricordare. Condividete, come ha ricordato Nicoletta, questo spirito della condivisione, spirito di gli uni con gli altri aiutarsi per migliorare. L'educazione di fondo è la cosa che funziona di più, è quello in cui crediamo in free, è anche il motivo per cui esistiamo alla fine dei conti. Perciò
Grazie ancora a tutti, grazie Nicoletta, grazie Marta, fantastiche come al solito, avete di quelle idee fantastiche, poi svelare il Tetris, il Domino, mi avete aperto la mente. E per il resto, vi auguro una buona serata, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, buona ciao. A tutti.